usando questo aggettivo storico molte volte in questi giorni, ma oggi davvero ancora lo merita. E Monsignor Claudio Maria Celli è un amico, lo abbiamo scelto molto bene come nostro ospite, è un amico personale del nuovo Papa. Monsignor Celli ha avuto un'esperienza anche come diplomatico in Sud America e conosce molto bene, in Argentina in particolare, e conosce molto bene il nuovo Papa. Quindi direi che il bergoglio, sicuramente mi onoravo della sua amicizia, e quindi sono particolarmente emozionato, perché è un uomo di una grandissima sensibilità, di una profonda spiritualità. Poco fa sentiva anche questa ragazza argentina che esprimeva questa valutazione, di un uomo molto vicino alle persone più, con maggiori difficoltà nel cammino della vita, e ancora una volta un uomo di una fede profonda, di una profondissima spiritualità. Per me è significativo il fatto che abbia scelto il nome di Francesco. Siamo nell'anno della fede, la Chiesa sente profondamente il bisogno di questa nuova evangelizzazione, e si troverà un Papa che lo guiderà, lo accompagnerà proprio con questo carisma. Ecco che si apre. Pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
e noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Adesso vi darò la benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Santi Apostolis Petrus et Paulus, decorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum. Miserator vesti omnipotens Deus, et dimissi omnibus peccatibus vestis, perducat vos, Iesus Christus, ad vita in eterna. Amen. Indulgentiam, ad solutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus. Et finalem perseverantia in bonis operibus trivo ad vobis, omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis,
Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me e a presto, ci vediamo presto. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Buonanotte e buon riposo. Avete sentito la benedizione di Papa Francesco?